Sono gli Stati Uniti che sono in lutto per la scomparsa dell'ex presidente George Bush Senior. Allora sentiamo prima Dario La Ruffa e poi Tommaso Ricci. George Herbert Walker Bush, 41esimo presidente degli Stati Uniti, muore un repubblicano d'altri tempi, moderato, liberale, troppo debole secondo molti nel suo partito. Storica questa frase. Read my lips. Leggete le mie labbra, non più tasse, eppure proprio non aver capito la crisi economica gli costò la Casa Bianca. Dopo un solo mandato fu sconfitto dal democratico Bill Clinton. Da tempo malato di Parkinson, aviatore, eroe di guerra, 4 anni fa, 90 anni, l'ultimo lancio con il paracadute. Famiglia di petrolieri texani, il figlio George W. sarà presidente 8 anni dopo di lui. Barbara, per 73 anni la donna della sua vita, è morta in aprile. Vicepresidente dall'81 all'89 con Reagan, presidente dall'89 al 93, 1989, cade il muro di Berlino. Bush affronta con sapienza il nuovo equilibrio. Lo riconosce oggi Mikhail Gorbachev, ultimo segretario dei comunisti sovietici. 1991, 90% di consensi con la prima guerra del Golfo, gli Stati Uniti piegano l'Iraq dopo l'invasione del Kuwait, ma Saddam Hussein viene lasciato al potere, le conseguenze sono note. Clinton gli è stato avversario politico e amico personale, Trump è stato invitato ai suoi funerali, ma i due non si sono mai amati. Mai sottovalutare il peso di gesta eroiche compiute da un personaggio pubblico. George Bush ne aveva una nella sua biografia, la vicenda dell'abbattimento del suo velivolo da parte della contraerea giapponese nel settembre del 1944 e il fortunoso recupero vicino Iwo Jima. I commilitoni del pilota Bush catturati vennero uccisi e mangiati dai nipponici. Aveva rischiato la vita per la patria il 41esimo presidente degli Stati Uniti, come l'aveva messa a repentaglio il 35esimo JFK, sottotenente di vascello, al comando di una moto silurante speronata dai giapponesi nel 43. Kennedy, come venne raccontato da un film, portò in salvo nuotando per 4 ore i feriti sull'isola di Plum Pudding e attese per giorni soccorsi cibandosi di latte di cocco. E che dire di Dwight Eisenhower? Lui i meriti bellici li aveva maturati da generale in Europa e se non ci fosse stato il limite dei 2 mandati presidenziali sarebbe stato scelto ancora dagli americani, i quali stimano il patriottismo militare, come dimostra di recente il rispetto tributato alla figura di John McCain, il cui valore in divisa non gli è tuttavia bastato per conquistare la Casa Bianca al posto di Barack Obama. Presidenti militari e condottieri pullulano d'altronde nella galleria ideale delle icone nazionali. Ulysses Grant, presidente numero 18, fu generale vittorioso nella guerra civile tra nordisti e sudisti e George Washington era stato un valente capo militare prima di diventare il primo capo politico degli americani. Essere preparati per la guerra è uno dei mezzi più efficaci per mantenere la pace, diceva. Come è noto, amava i classici latini. Si vis pacem, para bellum.